Oh raga, io non so da voi, ma qua sembra ancora di essere in Siberia. Appena finito di piovere, fa ancora freddo e quindi già solo per quello che subisco nell'arco della giornata al Benzinero Stadium, qua ci meritiamo un pollice in su senza manco sapere di che cazzo sto parlando. E più l'iscrizione al canale. Sono preoccupato, molto molto preoccupato, perché poi io quando leggo le dichiarazioni di Furlani, poi ci sono delle cose che mi entrano, mi restano nella testa, io macino e rifletto. E quando rifletto capisco che nelle parole di Furlani ci sono delle cose che mi fanno intendere campanellina d'allarme e ne andremo a parlare. Ma prima c'è la conferenza stampa di mister Stefano Pioli, un mister Stefano Pioli che risponde a Pupi Avati dicendogli: se non ti fai Milan per il mio rapporto con Maldini, stai tranquillo che con Maldini è un bellissimo rapporto. Pupi Avati contro risposta: allora torna a fare Milan. Sei un buffone, dai, sei ridicolo comunque, Pupi. Io ripeto il concetto: non è una persona che può piacermi o non può piacermi che mi fa cambiare l'amore per il Milan. Uno Stefano Pioli che l'ho visto carico, che parla dello stato di forma del Milan, delle difficoltà del Milan quando si ritorna da una sosta, di Pulisic, di Kier, conferma che non ci sarà contro la Fiorentina per precauzionalmente, parla di Terracciano che dice che ha fatto fatica nel salto Verona-Milan, quindi lo vedremo probabilmente quando, tra ottobre e novembre dell'anno prossimo, quando si spaccherà tutta la squadra. E nulla, comunque parla dell'ambiente che troveremo, che sarà un ambiente difficile, le solite cose. Raga, io penso che tutti abbiate capito che 90 su 100 l'anno prossimo sarà ancora mister Stefano Pioli. Vi ricordate quando vi parlavo delle bombe, Conte, Montblanc, tutte queste cose qua? Io vi ho sempre detto che per me finisce che resta Stefano Pioli. Le ambizioni di questo club le vedremo dall'allenatore che sceglieranno, se resterà Stefano Pioli o se faranno il salto di qualità che tutti noi speriamo. Comunque è tutto da vedere. Io penso che alla fine, perché questa società, io lo ripeto e ve lo ripeto 100 volte, è più attenta ai conti che alle vittorie, quindi nei conti che si fanno mandar via un allenatore che gli costerà 4,5 di contratto più le tasse, quindi dagli 8 ai 9 milioni, gli puzza, gli infastidisce, piuttosto gli fa finire l'ultimo anno di contratto. Sono preoccupato, oltre comunque di questa cosa qua, sono preoccupato perché dentro nella mia testa continua a affiorare questa storia. Meunier, Fernandez, Meunier. Mentre su Leao Furlani ha detto: no, Furlani vuole restare, c'è la clausola da 170 milioni, andrebbe via solo se chiede il giocatore, ma lui vuole restare. Su Magic Mike e Teo Hernandez dice: devono anche i giocatori scelgono se restare o meno. Perché non l'hai detto su Rafa Leao questa stessa cosa? La mia preoccupazione è che a questi giocatori, ai soldi che loro vogliono di rinnovo, non glieli vogliono fare. Cioè, praticamente cosa vuol dire? Il nostro tetto ingaggi, che dovrebbe alzarsi visto che si sono alzati anche i guadagni e potrebbe alzarsi, loro non lo vogliono alzare e lo vogliono tenere così. Quindi non sono pronti a fare dei sacrifici per tenere Meunier e per tenere Teo Hernandez, e sono più disposti a cederli, dandogli però la colpa a loro che non vogliono restare, che sti cazzi, l'abbiamo detto stamattina. E quindi la mia paura è che quest'estate rischieremo di perdere uno dei due
se non due, cioè se non tutte e due. E lì creiamo il gruzzolo, perché quando Furlani, ed è stato il mio pensiero che mi preoccupa, dice il mercato dipenderà, il budget dipenderà anche dal mercato in uscita. Cosa vuol dire? Non aspettatevi che il Milan metta 100 milioni di budget. Rimane sempre quello, i 45-50 milioni il budget del Milan. Sempre quello, che non ti farà mai fare il salto per vincere. Non pensate a queste cose. Quindi se cediamo qualcuno, Maignan, il budget aumenta. Se no, il budget è questo, e con quei 50 milioni ti dovrai comprare il centrale di centrocampo, ti dovrai comprare la punta, ti dovrai comprare il difensore e ti dovrai comprare il terzino. Quindi è ovvio che la punta devi fare come ha detto, devi cercarti il Pulisic, il Loftus-Cheek. Cosa vuol dire? Devi cercarti giocatori da 20 milioni con il potenziale da poter esplodere. Quindi scordatevi i Sesco, scordatevi i Zirze, tutte queste cose che dicono della trattativa. Dov'è che può nascere? Dov'è che può nascere? Zirze, questa trattativa può nascere, ma per prendere Zirze probabilmente venderemo al Bayern Monaco o Teo o Maignan. Si fa per parlare, raga, perché poi la cosa che deve entrare nella nostra testa è la fine del campionato e come va questo campionato. E basta, l'Europa League, cioè è un pur parlé con voi, il mio pensiero, la mia preoccupazione. Poi la mia testa è nelle competizioni, però è uscita sta cosa, allora voglio rifletto ad alta voce e rifletto assieme a voi. Cioè, perché se per prendere Zizze devo vendere Maignan, capite bene che se mi rafforzo davanti ma mi rindebolisco. Cioè facciamo come lo yo-yo, noi siamo lo yo. Lancio e torno indietro, però rimango sempre lì, in quella posizione. Che cazzo, perché è così, e io è questo che mi preoccupa molto. Cioè, non è che queste parole portano o a non avere il super bomber, ma avere una scommessa davanti che può diventare, per carità, un super bomber. E per prendere un super bomber dobbiamo cedere i nostri migliori giocatori. E quindi scusate raga, sono andato a far benzina, qua siamo, o rifo il video 100 volte o se no siamo in diretta, perché qua non è che si cazzeggia sempre, e nulla. Quindi la mia preoccupazione nasce, e mi dico anche, mi state dicendo che stiamo aumentando il marketing in America, 400% di aumento di vendite di magliette. Merchandising, siamo secondi in Italia solo dietro alla Juventus, e poi non riusciamo a trattenere i nostri big. Questa cosa mi turberebbe parecchio. È solo un discorso che faccio con voi, perché poi magari arriva l'estate e Cardinale e Furlani si tengono Teo, Maignan, Leao, e in più facciamo Zirze, un centrocampista forte e un mega squadrone. Questa la lascio, non voglio fare per forza il pessimista, cioè questa è la mia paura e la mia preoccupazione. Quello che mi auguro è che non sia come dico io. Sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale, ci vediamo domani.